Sono molti e diversi. Tutto il discorso che porta avanti questo progetto, che è stato è partito con questo nome Dan, che lei ricordava, vuole dire solo questo. E quindi l'attenzione e il successo che ha ottenuto nei risultati negli Stati Uniti è dovuto al fatto che è stato in grado di coordinare competenze diverse, cercando di focalizzare quelle che sono le esigenze del singolo bambino. Posso dire che poi c'è un altro aspetto che non va sottovalutato, che è l'aspetto economico, perché queste cure sono molto costose. Questo è uno dei punti, momenti fondamentali. Per questo noi ci siamo mossi e con l'onorevole Delfino abbiamo promosso e stiamo promuovendo una proposta di legge che è stata già presentata alla Camera e che è in itinere da una commissione bipartisan coordinata dall'onorevole Delfino, e uno dei punti fondamentali di questa proposta è il riconoscimento per quanto riguarda i costi di queste famiglie. I costi vivi sono solo una parte, sono molto gravosi, ma sono solo una parte, perché sono i costi indiretti che fanno riferimento all'assistenza che i genitori devono dedicare a questi figli, e quindi è un quadro molto molto impegnativo. Dottor Berzella, ma perché quando si parla di autismo si parla sempre di bambini autistici, non di adulti autistici? Ok, non è esatto, c'è del vero, nel senso che l'autismo, come avete ricordato, è un'epidemia in continua espansione. E quindi il numero degli autistici che c'è oggi è molto molto più elevato di quanto non c'era alcuni anni fa. Le statistiche che vengono riportate dal governo americano stato per stato, sono l'ultimo aggiornamento è di due o tre mesi fa, e che riportano uno su 150. In effetti, se noi restringiamo la fascia di età, vediamo che l'incidenza va su 1 su 87. E quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che si sta sviluppando, sta crescendo. L'indicazione che abbiamo condiviso con il Ministro e con tanti colleghi in Italia è che quindi il primo intervento debba essere un intervento dedicato alla prevenzione. Grazie a questa esperienza statunitense, i criteri per valutare e per rilevare i segni premonitori sono molto chiari. Vengono ignorati o trascurati perché non c'è l'informazione. Quindi questa informazione è un'informazione che deve essere data alle famiglie, prima di tutto, alle scuole, ai medici di base, ai pediatri. Stiamo scrivendo un documento in collaborazione con questo istituto statunitense dedicato alla messa a punto, alla evidenziazione di quali sono i segni premonitori. Con questo semplice strumento, che è uno strumento di informazione, noi siamo in grado oggi di aggredire questa epidemia, ed è la prima attenzione. Senti Edoardo, come immaginate i vostri bambini da grandi? Che speranze avete, ma anche che timori? Immagino felici, innanzitutto, per quello che ci battiamo. Spero sinceramente che riescano a continuare nel loro percorso di miglioramenti e arrivare ad avere una vita normale. Certo, non mi aspetto che diventino laureati, dottori, eccetera, eccetera. Voglio che abbiano una vita normale, serena, felice. Poi vabbè, se riuscissi a portare mia figlia all'altare sarebbe il massimo. Allora,
Ci fermiamo un momento per sentire una canzone bella, importante, no? Eh sì, Rita? Come tutte le canzoni di Battiato, il contenuto è molto profondo, parla di amore assoluto, lo possiamo considerare come una meditazione nei confronti dell'essenza dell'amore, intesa proprio come cura nei confronti di un altro essere, di un'altra persona che si ama. Dalle paure, delle ipocondrie e dai turbamenti che ogni giorno incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dagli sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te.